Nuovo sopralluogo presso l'ospedale di Agropoli nella giornata di ieri da parte del sindaco Adamo Coppola. Insieme al primo cittadino c'erano anche altri amministratori, tra i quali Franco Alfieri e l'assessore Rosa Lampasona, il dottore Chiumento, l'architetto Pilerci che ha curato i lavori, il direttore sanitario Adriano De Vita. Tutto è pronto, evidenzia Coppola, come potete vedere dalle immagini nel video. Si tratta solo di attendere ancora qualche giorno per il reperimento da parte dell'ASL di alcune figure per quanto riguarda il personale. Abbiamo appena terminato la riunione finale e definitiva che sancisce l'ok per l'apertura dell'ospedale di Agropoli. Il dottore Chiumento, insieme al suo staff, alla presenza dell'architetto Pilerci che ha diretto i lavori, alla presenza di noi amministratori, ha fatto il giro dell'ospedale, ha verificato reparto per reparto tutti i lavori svolti, ha cercato di capire e l'abbiamo spiegato in maniera puntuale come effettivamente i luoghi sono stati ben separati, tutto è stato messo in sicurezza, c'è il percorso sporco, il percorso pulito ben determinato e separato, ci sono percorsi dedicati che sono proprio stati segnati a terra proprio per stabilire e far capire in che modo si gira in questo ospedale per evitare che ci siano perplessità, dubbi o rischi di qualsiasi tipo. Abbiamo controllato anche il funzionamento delle macchine arrivate, in particolare dei respiratori, e in collaborazione con proprio il dottore Chiumento e il dottore Bosco abbiamo proprio attivato anche un respiratore per vederne la funzionalità. Tutto è a posto sostanzialmente perché ormai i lavori sono terminati. Mancava un ulteriore intervento in alcune zone del reparto di cambio di pavimentazione, si metterà la pavimentazione in linoleum che evidentemente è ancora più pratica e diciamo, maggiormente utilizzata negli ospedali all'avanguardia, però sostanzialmente da un punto di vista strutturale, come abbiamo già detto, i lavori sono terminati. Abbiamo discusso con il dottore Chiumento anche e con il dottore, il direttore generale dell'ospedale di Agropoli Vallo, il dottore Adriano De Vita, anche naturalmente del personale. Sembra che da un punto di vista infermieristico la situazione è quasi ok, per quel che riguarda invece la composizione dello staff medico per i rianimatori siamo a buon punto, manca soltanto la figura dell'infettivologo che naturalmente è necessaria in questo caso particolare e dello pneumologo che è essenziale per un ospedale Covid. Queste due figure sono state praticamente già contattate e quindi siamo veramente alla fine di questo percorso così lungo che ci ha visto attendere finalmente la riapertura. Si tratta ormai di pochissimi giorni, vi posso già anticipare che stanno cominciando già a programmare i primi trasferimenti ad Agropoli, questo ci fa naturalmente ben sperare che da qui a poco tutto comincerà come era stato previsto e programmato.